Buonasera mister, Buonasera. è appena terminata la gara Olbia-Novara, un pareggio, 3-3. Mister, azzurri avanti per tre volte in trasferta e sempre rimontati. Qualcosa non ha funzionato in difesa, evidentemente. Ma avanti tre volte con merito, prendendo anche una traversa che poteva portarci sul doppio vantaggio, ma così non è stato. I ragazzi hanno fatto una buona gara e su delle situazioni di palle inattive, di rimbalzi in area potevamo essere più attenti, ma bisogna anche sempre dar merito all'avversario, che è un avversario serio, che ha fatto una buona gara, come l'abbiamo fatta noi per tutta la partita. Poi abbiamo avuto alcune circostanze dove io dico che quando tu sei in vantaggio così le partite vanno chiuse, quindi se devo trovare un difetto non è la rimonta avversaria, ma il fatto di dover chiudere la partita. In certi momenti abbiamo avuto le occasioni con Zunno prima di uscire, con Panico sulla traversa, però c'è poco da recriminare. È stata secondo me una partita molto seria, molto giocata bene da entrambe le squadre. Chiaramente ci dispiace molto e ci dà fastidio non aver vinto, però dobbiamo rispettare il verdetto del campo e continuare il nostro percorso, ecco. Come spiega l'esclusione di Lanini dal primo minuto? Lanini questa settimana purtroppo ha avuto un problema familiare che non l'ha reso sereno negli allenamenti e quindi abbiamo fatto questa scelta iniziale dove ci fidiamo di tutti i ragazzi, dove Panico devo dire che ha fatto un'ottima gara e quindi è andata così, ma l'ha superato fortunatamente Eric e quindi è un nostro giocatore, è entrato e a mio avviso è entrato anche bene dentro la partita e quindi bisogna continuare così, ecco. Ecco, come domenica scorsa, un evidente calo nel finale. È una questione fisica o i cambi non hanno fatto il loro dovere? E più nello specifico, perché rinunciare a Panico e Rossetti in quel momento della gara? Ma Panico Rossetti ha fatto una grandissima partita, però poi era molto caldo e non siamo abituati a un caldo così, probabilmente né noi né loro forse un po' di più perché vivono in Sardegna, noi sicuramente questa è la prima volta che fa così caldo ed erano stanchi, quindi li ho tolti entrambi perché erano stanchi, perché avevamo fuori giocatori come Moreo e Lanini che potevano entrare e fare benissimo. E tra l'altro sono entrati ancora l'ultima palla di Malotti, dove prendiamo angolo possiamo addirittura vincere la partita, quindi i cambi a mio avviso hanno fatto quello che dovevano, anche Ivanov è entrato bene dentro la partita, come dicevo già in conferenza prima della gara, Arkač ha fatto quello che doveva fare perché Dani Buzegoli ha preso una botta alla caviglia e è dovuto uscire perché aveva una caviglia veramente malconcia, Collo della stretto i denti dopo una settimana difficile, ha fatto anche un grandissimo gol e ha giocato 90 minuti, quindi io ho visto un buon Novara, ho visto un buon Novara e ci dispiace chiaramente non aver vinto, non è che siamo qui a fare felicità per un pareggio, noi volevamo vincere in tutti i modi, abbiamo messo l'anima dentro questa partita e si è visto fino alla fine, tant'è che Lanni ha fatto anche una grandissima parata sul tre pari, quindi vuol dire che questa squadra è una squadra che ha fatto un girone di ritorno dove fa chissà 30 punti e quindi bisogna continuare così e non guardare a cosa è mancato, ma guardare molto a quello che abbiamo fatto e c'è ancora una partita. E dobbiamo continuare perché questa squadra ci ha sempre creduto quando nessuno pensava si potesse salvare. Oggi siamo per fatto 30 punti nel girone di ritorno e bisogna continuare fino all'ultima partita, ecco. Infatti questo è un pareggio che lascia l'amaro in bocca anche in virtù dei risultati maturati sugli altri campi, ma come giudica la prestazione dei ragazzi? Come ho detto, i ragazzi hanno fatto un'ottima gara, seria, ben giocata, con tantissima intensità, nonostante il caldo che chiaramente non si percepiva dal televisore o dalla radio, ma faceva un caldo incredibile per entrambe le squadre e i ragazzi hanno dato comunque ritmo alla partita, hanno avuto la capacità, perché è vero che eravamo in vantaggio, ma eravamo sempre in vantaggio dopo che gli altri pareggiavano, quindi credo sia un merito di reazione e devo dire che anche dopo l'ultimo pareggio abbiamo avuto almeno due circostanze per andare in vantaggio. Questo è lo spirito che deve avere il Novara, l'atteggiamento che questa squadra non ha mai mancato e quindi bisogna continuare così e non stare, ripeto, a guardare quello che non c'è, ma guardare quello che c'è, tanti ragazzi che danno l'anima, anche oggi Malotti ha fatto una prestazione super, Bellice è stato bravissimo, così come Cagnano, così come scusatemi, Pogliano, nomino Cagnano perché avevamo qualche assenza ed erano 5 e nonostante ciò in campo questo non si è notato. E questo è un fattore importante per il Novara e anche e soprattutto per il futuro del Novara. Bisogna continuare così, manca ancora una partita e bisogna fino alla fine
fare il meglio possibile, ecco. Grazie, mister. Grazie a voi.